Se hai il collo rigido che fa fatica a muoversi, ma questo vale per qualsiasi articolazione, la cosa migliore che puoi fare per risolvere la situazione è l'esercizio di movimento. Sembrerà banale, però è così. Non c'è terapia, che possa essere altrettanto efficace nel ripristinare il movimento delle articolazioni quanto quella di semplicemente stimolarle. Stimolando il movimento si va a aumentare la produzione di liquido sinoviale lubrificante delle articolazioni. E quindi il movimento migliora. Nel caso specifico del collo, si tratta quindi semplicemente di muoverlo con prudenza, nel rispetto dei tuoi limiti attuali, in tutte le direzioni, che sono né più né meno che rotazione, inclinazione e flesso, estensione. Poi ci possono essere tante varianti, però bene o male gli assi sono quelli. Per fare una buona mobilizzazione, che questi sono esercizi che molto spesso le persone fanno, quelle che hanno il collo rigido, però per fare una buona mobilizzazione devi conoscere almeno i tempi, perché molte persone è vero lo fanno, ma lo fanno per un tempo insufficiente o comunque non stimolano abbastanza. Per fare bene l'esercizio di mobilizzazione del collo, quindi cominci con la rotazione. Lo porti fino a dove senti il blocco, quindi o non va più, oppure avverti un lieve fastidio, non devi mai arrivare al punto dove c'è un fastidio, un dolore acuto, ok? Tengo un paio di secondi e vado dall'altra parte. Tengo un paio di secondi, magari posso anche aiutare un po' con la mano ad aumentare un po' il range e vado dall'altra parte, sempre mantenendomi su dei fastidi lievi. Idem posso fare con l'inclinazione, aiuto, un paio di secondi, aiuto, e stessa cosa con la flesso estensione. Non c'è nessun pericolo neanche a fare estensione, alcune persone hanno fastidio, se hai fastidio durante l'estensione, che è la cosa più comune, arrivi fino al punto in cui questo fastidio compare, non lo stimoli troppo, se questo è il tuo punto massimo, basta, stop. E poi riparti e cerchi mano a mano di giorno in giorno di aumentare. La tempistica è importante. L'esercizio di mobilizzazione deve essere portato avanti per almeno 5 minuti di seguito. Quindi, quando stai facendo rotazione, se oggi stai facendo rotazione, magari fai un movimento al giorno, se oggi stai facendo rotazione, devi fare per almeno 5 minuti di seguito, e che è abbastanza lungo, volendo anche un pochettino noioso, sono comunque 5 minuti. Per essere efficace, assolutamente è una tempistica che quella va bene. Per diciamo, vedere se hai beneficio da questo tipo di esercizio, bastano 3 o 4 giorni per vedere che il collo comincia a muoversi meglio. Se non hai beneficio, se il tuo collo sembra proprio uguale, vai avanti 3, 5, 7 giorni e non hai nessun tipo di beneficio, può essere che il tuo collo non sia rigido per un problema meccanico, ma magari perché c'è una forte tensione dei muscoli basata su stress emotivo, per esempio. Per fare qualche ricerca in più su quella che può essere la causa del tuo disturbo cervicale, ti invito ad andare sul mio sito altrareabilitazione.it e cliccando sul link qui sopra. Ciao e alla prossima!